Intanto diamo una segnalazione che riguarda le parole di Ausilio che stiamo leggendo nella nostra ultima ora, perché ha parlato a margine di questo convegno dei direttori sportivi organizzato dalla DIS proprio all'hotel sede dell'ultimo giorno di calciomercato, degli ultimi giorni di calciomercato, ovvero l'hotel Da Vinci. Ha confermato la permanenza di Ivan Perisic con la maglia dell'Inter. Perisic resta, ha espresso questa volontà, ma al momento sostanzialmente, ha detto Ausilio, non ci sono state le condizioni per accontentarlo, quindi resterà, starà a noi recuperarlo fisicamente e mentalmente. Sono dichiarazioni importanti. Le offerte non hanno soddisfatto l'Inter. Sì, che questo discorso fa pandam con le dichiarazioni di Pastorello, che io non condivido, con tutto il rispetto per Pastorello, perché Pastorello ha detto alla luce delle indiscrezioni giornalistiche degli ultimi giorni, ma era stato lui a dire che Candreva aveva manifestato il desiderio e la volontà di andare. Noi abbiamo aggiunto la Cina, abbiamo aggiunto che il mercato in Cina finisce il 28 di febbraio e che quindi c'è sempre tempo. Parleremo molto dell'Inter che lavora per il futuro in modo concreto. Pastorello ha tolto al mercato Candreva, Ausilio ha tolto al mercato Perisic. Mercato dell'Inter chiuso, lo state leggendo. Destino si è autotolto dal mercato quest'oggi. Per Miranda non abbiamo mai pensato alla possibilità di una cessione senza un'azzurazione in entrata alternativa. La vera novità della settimana è stata De Paul, della settimana scorsa, è stata De Paul, confermata dai fatti. Cercheremo di aggiungere qualcosa dopo le 23. Durante la partita Milan-Napoli, sul finire della partita Milan-Napoli, ha parlato Piero Ausilio dicendo: Perisic non andrà via, starà a noi recuperarlo. Eccola qui, bravissima la nostra regia, affidata questa sera a Paulino Marra, a Fabio Cavanna, guidata da Pietro Rabita e Christian Kitt. Notizie Alfredo Pedullà, perché questa sera ovviamente siamo a meno di 48 ore dalla chiusura del calciomercato. Giovedì la maratona su Sport Italia dalle 8 alle 8, dalle 8 alle 20, da non perdere minuto per minuto, con interruzione pubblicitaria massimo di 3 minuti e mezzo per dare sempre spazio alle notizie. Saremo dal Da Vinci, tra poco sentiremo anche l'intervista a Iglitare con Carmine Rossi. Tu controlla le notizie in tempo reale, però mi devi fare un riassunto tra Serie A e Serie B, anche Serie B, perché oggi la Salernitana in serata è stata praticamente la Salernitana ha un accordo con il Parma sia per Calaiò che per Ceravoli. È chiaro che poi andrà trovato l'accordo con i diretti interessati, però l'accordo tra Salernitana e Parma è un accordo totale. Poi se troveranno l'accordo tutti e due, uno dei due, lo capiremo. Ma il Parma ha dato il via libera alla Salernitana, perché comunque il Parma sta facendo altre operazioni. Tra l'altro, notizia dell'ultima ora, Etemai ha chiesto la cessione al Chievo, il Parma in pole position. Quindi un centrocampista che il Parma sta seguendo e che aveva individuato anche in Giaccherini come esterno offensivo. Ma dopo il risultato di ieri, dobbiamo dirlo, quanti risultati possono incidere sulle strategie della società. È un direttore come Gerolin che lavora... Prima di Empoli-Genova, se tu mi avessi chiesto, io ti avrei detto Stepischi e Giaccherini probabilmente sul mercato sì. Dopo Empoli-Genova, per il Chievo, alla vigilia di Empoli-Chievo in programma il prossimo turno, che è una partita dentro fuori per il Chievo, ha tirato fuori dal mercato Giaccherini e sta cercando di tirar fuori anche Stepischi. Mentre, ripeto, Etemai un paio di ore fa ha chiesto di essere ceduto e c'è il Parma in pole position. Per quanto riguarda l'Inter, Marotta è stato chiaro ieri. Pastorello è stato meno chiaro dal mio punto di vista oggi, perché ha fatto un comunicato che ha sintetizzato così: a fronte di alcune ricostruzioni giornalistiche, non sono state ricostruzioni giornalistiche, era stato Candreva a chiedere di essere ceduto, è una cosa diversa, per cui Candreva aveva manifestato il desiderio di andare via, quindi non sono state ricostruzioni giornalistiche. Il mercato in Cina chiude a febbraio, lui dice che resterà all'Inter, vediamo, sicuramente per questa sessione resterà, poi c'è sempre un'altra sessione che può succedere di tutto. Per Perisic non è mai arrivata una proposta tale da poter convincere l'Inter a trattare. A, perché comunque non avresti individuato il sostituto. B, se te lo chiedono in prestito con diritto di riscatto, tu non apri, perché comunque Perisic è un grande calciatore, avresti fatto sicuramente Valenza. Anzi, e il problema si porrà dal primo di febbraio, se non dovesse accadere nulla tra domani e il 31. Miranda non è mai stato sul mercato, perché l'Inter non ha mai individuato un sostituto. Poi ti parlerò di De Paul, Herrera e Barella, che sono situazioni futuribili, futuristiche, che l'Inter sta analizzando con grande attenzione in queste ore. Diamo un'ultima ora, state vedendo le immagini di Marotta dal Da Vinci, c'è stata la cena tra i direttori sportivi, tra poco ovviamente tutto in diretta, tutto live, quindi aspetterete 5 secondi, ma comunque vi daremo l'intervista a Iglitare, direttore sportivo della Lazio, che vedete inquadrato nella cena al Da Vinci. Ma ha parlato proprio pochi minuti fa Marotta, adesso correggetemi se sbaglio, però un po' diciamo, Ausilio ha detto Perisic resta, Marotta dichiarazioni, quindi possiamo dare regia all'ultima ora, ha detto Perisic non è cambiato nulla rispetto a ieri. Adesso delle due l'una: se non è cambiato nulla rispetto a ieri, significa che la cessione è ancora possibile. Però Ausilio invece ha detto no, resta con noi, e l'ha dato praticamente per ufficiale Gerolin. Adesso io faccio un po' confusione,
capisco che all'Inter ci sono tanti direttori, credo, però o parla l'uno o parla l'altro, altrimenti io vado al manicomio. Ci sono tanti direttori sia all'Inter, però io credo che alla fine resti, perché... Ma quindi altrimenti... che devo fare? Devo seguire Ausilio? Lei da direttore, mi dica, devo seguire Ausilio o Marotta? Tutti e due, non è possibile. Questa è una risposta democristiana. Hanno detto la stessa cosa. Comunque. Hanno detto la stessa cosa. No, perché ieri sera hanno detto così. Hanno detto vedremo le Io credo che il più chiaro sia stato Luciano Spalletti. Perfetto, andiamo bene. Forse troppo chiaro. Che voglio per dire, prendere Perisic, che è un grande giocatore, ci vogliono tanti soldi. Evidentemente non è arrivata l'offerta giusta. Posso chiedere una cosa? Se un suo calciatore dicesse in generale, un suo allenatore dicesse in generale dopo una partita, mi ha chiesto di non giocare, per una società è meglio e peggio, perché c'è una corrente di pensiero che dice: ma se mi dice così forse è una cosa che avrebbe dovuto tenere dentro. È sbagliato? No, è giusta l'osservazione, però dico, Luciano voleva solo esprimere un concetto di economico, che il giocatore alla fine è un contratto, quindi deve stare alle richieste societarie, perché è un contratto, lo deve rispettare, e evidentemente non ha avuto un comportamento corretto, quindi Luciano fa solamente un discorso economico. Evidentemente non è arrivata questa grande richiesta per Perisic, che secondo me è un buonissimo giocatore, certo che mentalmente lo dovranno recuperare e non sarà facile. Il vero mercato dell'Inter su Perisic sarà dal 1 febbraio in poi. Sicuramente sì, perché devi recuperare un giocatore. Per quanto riguarda, le operazioni futuribili o futuristiche, che dir si voglia, per De Paul abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare, nel senso che lui ha scelto l'Inter, l'ultima proposta del Napoli è stata di 28 milioni, che indipendentemente dall'offerta De Paul ha fatto una scelta, c'è stato il lavoro di Zanetti, gli argentini e tutto, e si metteranno d'accordo, fermo restando che ieri è stato a Milano il suo agente e ha trovato un'intesa di massima con l'Inter, quindi è una cosa che per l'Udinese non ha mai comportato il problema di doverlo cedere adesso, perché per l'Udinese De Paul è fondamentale in chiave salvezza. Per Barella l'Inter si sente forte di aver recuperato la leadership che per un momento PSG, Napoli, quelli che ci hanno provato pensavano di aver perso. Un secondo, siamo in diretta con San Siro, Luca Cilli in diretta, vai! Andare più lontano possibile in questa competizione. Ci dispiace aver perso questa partita, perché veramente potevamo e dovevamo fare meglio, non l'abbiamo fatto stasera e siamo molto dispiaciuti. Koulibaly, perché non è andata bene questa sera? Anche in campionato non avete fatto benissimo col Milan, come mai questo Napoli? Penso che loro hanno giocato la loro partita, tutti dietro, che ci aspettavano, e quello ci ha messo in difficoltà. Pure oggi abbiamo visto che loro hanno fatto 2 gol su 2 ripartenze, non penso che hanno fatto tanti tiri, ma ci hanno messo in difficoltà, e quello ci dispiace molto, perché veramente dovevamo fare meglio e è veramente un peccato stasera. Uscire dalla Coppa Italia vi responsabilizza ancora di più per il cammino in Europa League, per la corsa allo scudetto? Avete ancora questi 2 obiettivi, vi sentite ancora più responsabili nel doverli centrare? Già prima della partita ci sentivamo già responsabili di vincere qualcosa quest'anno. Ci dispiace che la Coppa Italia andiamo fuori, ma abbiamo ancora 2 obiettivi, soprattutto avvicinarsi della Juve in campionato, e quello passa da sabato, e poi vedremo in Europa League al momento giusto, ma ora dobbiamo veramente avere una risposta sul campo sabato e vincere questa partita, che sarà molto difficile. Da Milano a Milano. Koulibaly in diretta con Luca Cilli, continua l'intervista, noi entreremo quando vedremo i protagonisti dalla Mix Zone di San Siro con Luca Cilli. Parlavamo dell'Inter, delle due luna, quindi a questo punto Perisic resta, tra poco sentiremo Marotta, però Bressan, tenere un calciatore che comunque abbiamo capito voleva andare, lo ha detto Marotta, lo ha confermato, recuperarlo dal 1 febbraio rischia di diventare complicato. Mauro? Beh sì, sicuramente a livello mentale non è una situazione facile, perché il giocatore, anche visto le ultime partite che ha fatto, forse aveva questa voglia proprio di cambiare aria, sempre anche ho letto anche sui giornali che voleva andare in Premier proprio in quel campionato lì, però penso che l'Inter si sia comportata bene, nel senso, porti in offerta, arrivano dei soldi, noi ti diamo, i soldi non sono arrivati, l'offerta congrua non è stata accettata dall'Inter, solo il prestito con diritto d'opzione per un giocatore come Perisic penso che sia una cosa piccola, e quindi rimane l'Inter in che stato? Questo può essere un problema.
Non ricordiamo che l'Inter magari poteva anche pensare di prendere i soldi, cedere Perisic, perché comunque c'è un'alternativa da quella parte lì. Non ricordiamo che è infortunato adesso, ma Keita è un giocatore che secondo me è importante e rende meglio da quella parte lì, non dalla parte destra ma a sinistra dove gioca Perisic. Quindi vuol dire che anche l'Inter, questo è un pensiero che poteva aver fatto, dando via libera a una cessione se fossero entrati dei soldi giusti. Ma quando Perisic si mette di traverso è una mina vagante, perché purtroppo dobbiamo ricordare che non è la prima volta, e io quando ci sono queste cose qui mi permetto di dire con grande modestia, poi le decisioni della società, io il cordone ombelicale lo taglio subito. Aspetta, aiuto io. C'è stato un momento in cui ti ringrazio per la patente che mi hai dato da rimbambito. Potrebbe anche essere una mossa strategica di Ausilio, a dire che il giocatore non si muove e vedere se effettivamente il club che lo vuole veramente esce allo scoperto. Esce allo scoperto direttamente. Però tu sei molto meglio di me, che siamo entrati nel 29. Basta un giorno, Basta un'ora. Chiaro, basta un'ora. Sono trasferimenti. Passare a 30 milioni, qual è il valore? 30? Non so, ma credo che si aspettino almeno. Io penso che a 30 l'Inter firmerebbe. Per basta mandare scuola. Una mail, non ci vuole tantissimo. Per fare un bonifico. Sì. Esatto. No? Assolutamente. Cioè, in momento la mail. No, è un giocatore che vale di più. Sì, però, che si però ascolti, direttore, se poi lui da febbraio a maggio fa virgola, capisco benissimo, però il giugno. Valore del giocatore secondo me è 40 alto. Milioni almeno. Il giocatore è forte, perfetto. È verissimo che bisogna recuperarlo a livello mentale, però è anche vero che come si chiude il mercato, conoscendo i giocatori, però ritorna a giocare, sì, e magari al tantissimi livelli. Come tutti i croati che sono grandi professionisti, quando si mettono di traverso, sì, è un capisco. Problema molto serio. No, ma sicuramente. Sicuramente. No, io dico 30 come paradosso, che se poi lui da febbraio a maggio fa virgola, vediamo quale sarà la votazione. Io credo che devi sempre vedere il valore del giocatore. Non ci sono il dubbi. Valore è molto alto, io per 30 milioni. Ma non lo darebbe via. Che problema ha? Cioè, Perisic non deve avere un problema di mettersi di traverso con l'Inter, ma perché l'Inter gli ha detto arriva l'offerta, io ci cedo, certo. Ma non è arrivata l'offerta, quindi basta. Non può mettersi di traverso contro l'Inter, lui deve pensare non c'è stata sta possibilità, ci sarà a giugno, quindi devo far bene e sì, mi riporto nel campo. C'è stata un'estate in cui in montagna hanno fatto una foto, lui si è messo di traverso, ultimo della foto, me la ricordo come se fosse ieri, quasi come se ti avesse fatto una cortesia. Io mi ricordo quella foto che lui stava così, dice vabbè, ma gli altri stanno lì, mi devo mettere perché me l'hanno detto. Io intendo dire che poi voi sapete molto meglio di me che la gestione è troppo semplice a parole, sì. Poi infatti è una cosa più difficile, poi dipende anche dalla situazione caratteriale. Comunque, lui ha un carattere particolare. Alfredo, è anche un segnale che la società vuole dare agli altri, certo, giocatori, perché certo. Se uno si mette di traverso e tu cedi non va bene. Sono d'accordo. Allora, se la valutazione del giocatore per l'Inter era di 40-50 milioni, giustamente doveva arrivare l'offerta. Se non è arrivata, giustamente corri, vai, c'hai un contratto, sei un professionista, al limite lo lascerà fuori. Ma c'è la possibilità a Ferrari che davvero da qui a giovedì possa arrivare un'offerta tra i 40 e i 50? No? Ma secondo me potrebbe essere veramente questa dichiarazione di Piero una strategia, dire guarda, il giocatore rimane qui, e sono d'accordo col direttore Gerolin che l'Inter negli ultimi due anni ha sempre usato insomma pugno di ferro, cioè o l'offerta è quella che vogliamo oppure i giocatori non si muovono. E secondo me il fatto che Ausilio sia uscito con questa dichiarazione dà veramente un out alla squadra che eventualmente vuole comprare Perisic. O domani esce con un'offerta effettivamente importante, oppure si dimentica il giocatore fino a luglio. E poi sai, sei mesi nel calcio sono tantissimi, non sai mai quello che può succedere. Basta vedere Piontek, sei mesi prima valeva 4 e poi è stato venduto a 30-35 più bonus. Scarica un po' di notizie perché stavo finendo il discorso partendo da De Paul, abbiamo detto, passando per Barella, e poi c'è questa cosa di Herrera, che adesso facciamo finire il mercato di gennaio, dopodomani. Herrera c'è un'offerta importantissima dell'Atletico Madrid, ricordiamolo che è una bandiera del Porto, come sapete meglio di me, è in scadenza di contratto, gli hanno offerto 4 milioni, 3 milioni e mezzo, lui ha deciso di andare via indipendentemente dall'aspetto economico, ha anche un paio di proposte alla Premier. Lui vuole aspettare l'Italia, è una sua aspirazione, quindi io il discorso legato all'Inter, vediamo l'incontro che ci sarà a febbraio, perché ci sarà un incontro a febbraio, poi se l'Inter troverà un accordo, la Roma in questo momento è assolutamente defilata, se troverà un accordo potrebbe essere un altro colpo a parametro zero, altrimenti lui prenderà in esame la possibilità di andare all'Atletico Madrid, che è comunque un grande club. Oggi Atletico Madrid che ha annunciato, c'è stata la presentazione di Alvaro Morata, ma vi avevamo promesso l'intervista realizzata proprio pochi minuti fa con Beppe Marotta, sentiamolo. Salutare, la situazione di Perisic.
Terzic? Ma non c'è nulla di novità rispetto a ieri, quindi attenzione che cadete. Rischia di essere un giocatore scontento che rimane all'Inter quasi per forza? Non credo. A destra sulle scale.